come sempre e da sempre l'uomo ha avuto bisogno di conservare i prodotti che in qualche modo la natura offriva, in particolare i prodotti ultra deperibili come la carne, aveva bisogno di conservarli per lungo tempo. Era consuetudine mettere nell'interiora del, in questo caso del suino, la carne lavorata, aggiungendo il sale, per far modo che questa fosse preservata dall'ossidazione che era fisiologica e che è ancora fisiologica. Da lì nasce un po' tutta la storia. La vescica del maiale, che ce n'è una soltanto in ogni maiale, era considerata un contenitore particolare, dove dovevamo metterci qualcosa di particolare. Uno degli ingredienti per in qualche modo custodire il prodotto e quindi da stagionare è anche il vino, che con gli zuccheri aiuta i processi di maturazione. Nel vino ci sono molti zuccheri. E allora, come la vescica conteneva dei liquidi nella natura del maialino, si era tradizionalmente propensi a mettere il vino, molto vino, in mezzo alla carne che veniva lavorata. Da lì viene legata e veniva tenuta e conservata fino al Natale dell'anno dopo. Era un prodotto prezioso, riusciva a superare l'estate, che sono i momenti più critici per la salumeria, e arrivare a Natale e cuocere. Ce n'era una sola per famiglia, una famiglia, un maiale e una salamina soltanto, quindi un prodotto preziosissimo. Quando sono arrivati gli Este a Ferrara e in qualche modo hanno visto nelle case dei contadini che allevavano i maiali e quant'altro questa preziosità, se la sono un po' appropriata, non con cattiveria, ma insomma in qualche modo se ne sono appropriati e ne hanno trovato in qualche modo un beneficio nelle loro tavole, un piacere, e l'hanno in qualche modo portata agli onori e quant'altro. Cos'ha di particolare la salamina? La salamina è l'unico prodotto stagionato, dichiaratamente, che viene cotto dopo almeno 6 mesi di stagionatura, perché tutti i prodotti che normalmente vengono cotti di salumeria sono freschi o appena stagionati, si intende su una settimana, 2 settimane. Al momento non c'è ancora nessun prodotto di 6 mesi macinato, condito, che viene stagionato e poi cotto. Questo è un particolare. Poi naturalmente il fatto di avere umidità particolari qui a Ferrara e un clima proprio idoneo che in qualche modo ha favorito le muffe, che sono anche quella una protezione, e ha favorito in qualche modo la durabilità del prodotto fino al Natale l'anno dopo. La stagionatura produce sentori, profumi uniti al vino, alle carni e agli ingredienti particolari che vengono messi. Ogni ricetta ha il suo DNA in qualche modo, ma alla fine hanno un gusto abbastanza pungente, abbastanza personale, e molti aggiungono, che so, più vino, un goccio di rum, un goccio di spezie diverse da quelle che sono magari le classiche che conosciamo. Una delle cose più strane è quella della cottura. La cottura è un processo particolare perché per donare in qualche modo sapore e rimettere in vita questo salume c'è un processo un po' particolare. Quindi di fatto partiamo da una notte di ammollo in acqua fredda per proprio sgombrare dalle muffe tutta la parte esterna e far ritrovare alla pelle la sua vivacità e la sua morbidezza. Al mattino viene risciacquata e messa a bollire 4-5 ore, appesa ad un mestolo in modo tale che il fondo non vada a toccare il calore forte del fornello, insomma del punto di cottura, fino a ottenere una cosa stranissima. Questo contenitore, adesso qui ne abbiamo una appena aperta, dentro troverà una polpa particolare, morbida, e all'interno della stessa abbiamo questo succo, ecco, che adesso in questo momento si è liberato, ecco, che è frutto praticamente della riduzione di tutti i grassi che ci sono all'interno, che si sono, ecco, in questo modo manifestati. Il sapore è abbastanza pungente, va accompagnata da purè di patate, preferibilmente senza formaggio, perché il formaggio in qualche modo rende buono il purè ma toglie l'identità alla salamina, oppure accompagnata da un purè dolce di zucca. E questa è la salamina classica tradizionale natalizia. La stessa salamina consumata cruda, affettata, è una cosa esagerata. Agli occhi potrà sembrare un po' grassa perché ha una quantità di grasso che è solo guanciale, il grasso interno qua è solo guanciale di maiale, perché è quello che può durare tanto tempo senza rancidire, perché altrimenti abbiamo dei prodotti che si alterano nel tempo. Ecco che affettata, questa abbiamo un prodotto fantastico. Aromi profondi, gusto persistente,
senza aglio questa, pur se nella tradizione locale c'è l'aglio, qui non c'è aglio, e in qualche modo hai proprio la persistenza che si ripropone all'olfatto ed è una cosa molto molto interessante. Gusto dolce, aromatico e dolce, invece cotta diventa un po' pungente, pizzichina, non piccante, pungente, ha questo angolo che ti accende.